Chiudiamo la nostra settimana musicale con un cantautore milanese. Ma come la chiudiamo? Elegante. In bellezza. In bellezza, sempre attento anche alle tematiche sociali. Oggi accompagnato da un giovane emergente che ha scritto e anche l'autore di questa canzone che presenteranno, si chiama Giancarlo Di Muoio. Si è portato il partner, giustamente. In che senso? Temendo di dover cantare con te, si è portato... Smettila! È un grande cantautore, hanno scritto una canzone bellissima dal titolo Amico mio, sono onorato e felice di ospitare in Piazza Italia Fabio Concato! Caro amico mio, non ci si vede da un po' di tempo, perché non trovo mai un momento da dedicare a te. Quindi scrivo una canzone per esaltare un'emozione, per capire che in fondo sei vicino a me. È il destino che ha voluto questo, dimmi un po'. Amico mio, eccomi qua a parlarti di me, del mio mondo che strada facendo solamente quel mio amico, quell'amico mio sincero ad ascoltarmi ogni volta che vorrò. Caro amico mio, orizzonti contrapposti avvicinano coscienze, ideali e la speranza è di unire troppi sogni da capire in un giorno che io sono lontano da te. Ma perché non si può cambiare? Amico mio, eccomi qua a parlarti di me, del mio mondo che strada facendo io troverò solamente quel mio amico, quell'amico mio, amico mio, eccomi qua a parlarti di me, del mio mondo che quel mio amico, quell'amico mio sincero ad ascoltarmi, un amico in più, un amico che ti solleverà. Concato! Buongiorno Giancarlo Di Muoio. Giancarlo Di Muoio. Sono Fabio molto, 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 molto contento. Io lo devo salutare. Lo so che la devi salutare, a me dispiace un po' che tu... Io voglio molto bene. Giancarlo. Lo so. Ciao, sai che è reciproco. Voglio molto bene, che ci vediamo poco, però lui sa che... No, ma no, tu non sai... so che gli regalo io, ma lui a me ha regalato tante emozioni belle. Beh, Fabio, noi lo dobbiamo ringraziare proprio noi musicisti, perché quando la serata non va proprio così... Tu metti su un pezzo, cominci a cantare un pezzo di Fabio Concato e la serata si risolve. Si svolge. Però non è facile, perché lui ha delle tonalità che in natura non esistono e quindi... Ha un modo di cantare molto particolare, molto come sono i grandi artisti. E Fabio ha sempre legato la sua musica con iniziative di solidarietà. Certo, Nell'89 hai scritto una canzone per il Telefono Azzurro che ha scalato le classifiche. Sì, questa canzone, amico mio, a cosa è legata? Mi piacerebbe che lo spiegasse. Prego. Giancarlo, perché... Allora, Amico mio consiste in un CD audio-video
promosso dal CEAS, che è il Centro Ambrosiano di Solidarietà, che dal 1986 si occupa di iniziative sociali. In questo caso si occupa a quale iniziative? Si occupa di integrazione di persone affette di problemi psichiatrici, tossicodipendenza. E quindi ho scritto questo brano, ho pensato a Fabio, il quale con grande piacere... Peraltro Giancarlo è un musicoterapista e lavora all'interno del CEAS, quindi insomma fa una cosa molto importante. E anche a questo la musica serve, no? Certo. Serve assolutamente a rinfrancare l'animo. Bene all'animo e anche al corpo. No, assolutamente. Allora Adriana, guarda, io dopo con Fabio... Farete un duetto. Faremo un duetto, sì. Tu... T'hanno avvertito, sì. Lo sai. Lo sai, no? Se rimani c'è il rischio che poi Marcello vince a cantare una tua canzone. Dai, con Marcello. Io non so se darti una capocciata adesso o aspettare dopo la radio. Io devo avvertire. Allora dopo canteremo una canzone e la dedicheremo a una nostra telespettatrice, la bellissima... Fiore di Lancio. Grazie, a dopo. Devo ringraziare di cuore per il regalo che ci farai dopo. Ci sei se andiamo dopo, non dire che non te l'avevo detto. No. Torniamo. Ciao, Giancarlo, ciao, complimenti. Ciao, grazie. Scusa. Bravo. Allora, tornate perché la canzone è bellissima, amico mio, ma anche noi abbiamo un amico. Ti piace questo regalo? Non mi piace per niente quello che dici. Paziente, un amico che è un vostro amico è colui che svela quello che le stelle hanno in serbo per noi.